l'ex premier Ibrahim Boubacar Keïta è il nuovo presidente del Mali. Lo sfidante Soumeila Cissé ammette la sconfitta e, mostrando un fair play insolito per il paese, si reca, con famiglia al seguito, a casa del prossimo capo dello Stato per congratularsi. Mancano i risultati definitivi, ma il Mali sembra aver voltato pagina dopo 18 mesi di crisi politica e militare. Ringrazio il mio giovane amico Soumeila. Sono molto emozionato per questa visita, fatta in spirito di fratellanza. Il voto sancisce il ritorno alla democrazia dopo un golpe e l'intervento della comunità internazionale per evitare che le regioni settentrionali del paese potessero cadere sotto il controllo delle milizie jihadiste. Le forti piogge al sud e il voto blindato al nord hanno ridotto l'affluenza alle urne, senza però mettere in discussione il vantaggio di Keïta. Il nuovo presidente è atteso da un compito difficile, dovrà gestire le tensioni fra i differenti gruppi etnici maliani e affrontare l'emergenza di 500.000 profughi.